Ciao, io sono Andrea e sono un insegnante di teatro e musical presso l'Associazione Tedaca di Torino. I corsi in cui insegno si chiamano Saranno Famosi e Teatro Junior. Oggi parliamo proprio di teatro. Magari qualcuno di voi c'è già stato. Il teatro è quel posto dove si vanno a vedere gli spettacoli. La magia, teatro, inizia proprio quando si apre il sipario, la grande tenda che separa il pubblico dagli attori. Durante lo spettacolo, gli attori si trasformano in diversi personaggi per raccontare una storia. Ma come si inizia a recitare? Beh, ci sono tanti esercizi che si possono fare, però in teatro è importantissimo prima di tutto saper ascoltare. Voi lo sapete che si può raccontare una storia anche senza usare la voce? E in che modo si fa? Ora vi farò un esempio. Adesso, con l'aiuto di questa musica, vi racconterò una piccola storia. Guardate. Avete visto che anche se non ho usato la voce siete riusciti ad ascoltare e capire quello che vi ho raccontato? Sì, ho detto proprio ascoltare, perché in teatro non solo si ascolta con le orecchie, ma anche con gli occhi. Un'altra cosa importantissima, che non deve mai mancare a teatro, è la fantasia. Sì, ce ne vuole tantissima. Lo sapete che un attore riuscirebbe a farvi vedere un oggetto invisibile? Non ci credete? Vediamolo insieme. Ora proverò a farvi vedere degli oggetti diversi. Siete pronti? Dovete indovinare. Via! Thank you.
Allora, avete indovinato? Eh sì, la prima era proprio una palla. L'ho raccolta e l'ho lanciata. Il secondo? Era proprio un bicchiere, sì, facile. L'ho preso e poi ho bevuto. E il terzo? Sì, il terzo erano proprio due gli oggetti. Bravissimi, il portaocchiali e gli occhiali. Bravi. Gli oggetti non c'erano, ma è bastato un po' di fantasia e puff, magicamente sono comparsi. Io li ho visti, e voi? Sì, anche voi, altrimenti non avreste indovinato. Adesso provate anche voi a giocare un po' con questi oggetti invisibili. Non vi preoccupate se dopo un po' vi annoiate perché sono pochi. Potete sempre cambiarli, dovete solo divertirvi. Continuiamo con un altro gioco per viaggiare con la fantasia. Siete pronti? Questo gioco esercizio potete farlo anche quando siete un pochino più stanchi. Anzi, così sarà ancora più facile immaginare e usare tutta la vostra fantasia. Siete pronti? Allora iniziamo subito. Sdraiamoci con la pancia rivolta verso l'alto. Ci sarà anche la mia voce a guidarci, ma soprattutto lasciamoci guidare dal nostro pensiero. Ora chiudiamo gli occhi. Magari durante questo gioco vorremmo muoverci, e allora potremo farlo, però... sì, c'è sempre un però. Ci sono due regole molto importanti. Stiamo sempre sdraiati e con gli occhi ben chiusi. Non fate i furbi. Possiamo iniziare? Siete pronti? E allora buon viaggio nel magico mondo della fantasia. Facciamo dei respiri profondi. Inspiriamo con il naso. E poi espiriamo con la bocca. Ancora. Prendo l'aria. E poi lentamente butto fuori. Oh, adesso che siamo tranquilli e rilassati, ascoltiamo questa musica. Ma sentite e vedete che stiamo iniziando a viaggiare? Dove ci sta portando questa musica? Sì, proprio nel nostro posto preferito. Allora, com'è? Com'è questo posto? Meraviglioso, vero? Magari ci sono anche i nostri amici se ci guardiamo intorno. Sì, eccoli laggiù. Allora salutiamoli tutti. Siamo nel nostro posto preferito, felici tutti insieme. Quanti bellissimi sorrisi. Oh oh, ma che succede? Pronti? Sì, stiamo riniziando a viaggiare. E allora via, via verso un altro posto. Dove siamo finiti stavolta? Ma siamo in montagna. Sentite, sentite l'aria fresca, il profumo dei fiori e questo sole stupendo che ci riscalda. Eh sì, sapete, l'aria in montagna a volte fin troppo fresca. E allora stiamo sdraiati in questo bellissimo prato e godiamoci questi raggi di sole. Sentiamo con le mani l'erba fresca che c'è sotto di noi. È morbidissima. Sembra quasi di stare nel nostro letto. Sì, è proprio comodo qui. Ma sentite bene? Cosa succede? L'erba si sta trasformando. Sì, è diventata sabbia. Guardiamoci intorno. Siamo su una spiaggia bellissima. Che mare. Però fa proprio caldo. Sarebbe bello farci un bel tuffo. Ma e allora via! Via le scarpe e i vestiti da montagna. E mettiamo il costume. Ah, la sabbia però scotta. Brucia. Corriamo, corriamo in acqua. E splash! Ah, che bel tuffo. Ci voleva proprio. Adesso mettiamo gli occhialini. Ma come non ci sono?
Eccoli, eccoli, sono proprio sulla nostra testa. Ora possiamo fare una nuotata sott'acqua. 3, 2, 1, immersione. Wow, l'acqua è limpidissima. Guardate quanti pesci riusciamo a vedere. Sono tantissimi. Che colori meravigliosi che hanno. Ma guardate, guardate che stanno venendo proprio verso di noi. Ci nuotano vicino. E ora intorno. Come sono simpatici. Adesso si spostano. Ma dove stanno andando? Ma ehi, tornate qui. Ma proviamo a seguirli. Eccoli, eccoli là. Ma si sono fermati davanti a qualcosa. Sì, sembra proprio l'entrata di una grotta. Avviciniamoci. È proprio buio. E come facciamo? Voi non siete curiosi di scoprire cosa c'è dentro? Aspettate. I pesci al buio si illuminano. Hanno dei colori ancora più belli. Quanta luce che fanno. Ora sì che si riesce a vedere bene. Che bella questa grotta. Curiosiamo un po' in giro, dai. Allora? Avete trovato qualcosa? Io ancora nulla. Ma cosa c'è là in fondo? C'è uno scrigno. Andiamo a vedere da più vicino. Apriamolo. Wow, che bella moneta. Ma cosa c'è scritto? Questa moneta è speciale. È la moneta dei desideri. La moneta dei desideri. Chissà che vuol dire. Dai, dai, ora è tempo di uscire dall'acqua. Salutiamo i nostri amici pesci. Oh, finalmente fuori. Ma per quanto siamo stati sott'acqua? Torniamo a riva. Ah, ma cos'è che pizzica? Attenti granchi. Ah, aiuto! Scappiamo, scappiamo, scappiamo! Salvi. Ora sapete cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe un buon gelato. Ma forse possiamo comprarlo con la moneta che abbiamo trovato. Questa spiaggia però è deserta. Dove lo troviamo un gelato? Uffa, però fa anche caldissimo. Quanto sarebbe bello. No, non ci posso credere. La moneta è diventata il nostro gelato preferito. Ecco perché si chiamava moneta dei desideri. Era talmente buono che è già finito. Oh, ma anche la spiaggia sta scomparendo. Forse è finito il nostro viaggio. Sì, è proprio ora di riaprire gli occhi. Però facciamolo proprio piano, piano, piano. Pronti? 1, 2, 3. Eccoci qui. Allora, com'erano questi posti? Scommetto che erano bellissimi e tutti diversi. Sì, perché anche se ve li ho descritti, ognuno avrà immaginato dei posti diversi con colori diversi. Altrimenti tutti uguali, sapete che noia. Comunque, se volete fare un altro viaggio nella fantasia, sapete cosa dovete fare. Chiudete gli occhi e via. Quando si recita a teatro, bisogna anche saper trasmettere un'emozione. Sì, le emozioni, ce ne sono tante, per esempio la felicità, la rabbia, la curiosità, la paura. Ma come si fa a teatro? Beh, ci sono tanti esercizi che ci aiutano a sbloccare queste emozioni. Uno, che adesso vedremo insieme, si chiama il semaforo delle emozioni. Il semaforo, no? Sapete i colori rosso, giallo, verde? Così ci muoviamo anche un po', come le macchine. In questo esercizio gioco dovremo seguire delle regole. Quando dirò rosso, bisognerà rimanere fermi. Quando dirò giallo, si andrà a rallentatore. Mentre quando dirò verde, si camminerà normalmente. Però poi aggiungeremo le emozioni. Proviamo! Rosso! Giallo, verde,
Rosso. Rosso. Verde. Giallo. Verde. 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 Giallo. Rosso. Bravissimi, bravissimi. Fino a qua è stato facile, adesso sempre più difficile. Aggiungiamo le emozioni. Rosso, tristezza. Giallo, paura. Verde, felicità. Rosso, rabbia. Rosso, paura. Verde, curiosità. Giallo. Giallo, timidezza. Verde, disgusto. Verde, rabbia. Verde, tristezza. Giallo, sorpresa. Rosso, felicità. Verde, tristezza. Rosso, rabbia. Giallo, tristezza. Verde, pazzia. Sì, a volte è un po' difficile stare fermi quando si è particolarmente felici oppure camminare velocemente quando si ha paura. Però in teatro, oltre che usare tanta fantasia, bisogna anche seguire delle regole, perché gli attori hanno come figura guida il regista, che li aiuta nello svolgimento dello spettacolo. Quindi a volte vi chiederanno magari di stare fermi quando voi verrà di muovervi, ma voi dovrete ascoltare. Fino ad ora abbiamo visto che si possono trasmettere le emozioni e raccontare una storia con l'uso del nostro corpo, senza usare la voce. Ma la voce a teatro è importantissima, la voce e i suoi volumi. Sì, i volumi, perché possiamo parlare un pochino più basso quando magari dobbiamo dire i segreti, dobbiamo recitare un personaggio un pochino più timido, oppure essere più forti di volume e parlare quando uno è arrabbiato. Però dobbiamo sempre seguire delle regole, sì. Perché a teatro una regola importantissima è farsi sempre capire dal pubblico, perché è lui che ci sta guardando. Ma come possiamo trasmettere le emozioni cambiando il nostro volume di voce? Vediamolo nel prossimo esercizio. Il primo esercizio sulla voce tratta proprio dei volumi. Come si fa? Allora, dobbiamo contare da 1 a 10. Facile. Prima molto lento, aumentando sempre di più il volume man mano che saliamo di numero. Così. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! E adesso scendiamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... E siamo arrivati. Adesso proviamo un pochino più veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mano a mano diventerà sempre più facile. In questo esercizio useremo i volumi, ma con le emozioni che abbiamo usato nel semaforo, provando a dire una frase. La frase è «Il cane corre in giardino», ma con diverse emozioni. Per esempio, con la felicità. «Il cane corre in giardino». E con la tristezza?
Il cane corre in giardino. Rabbia. Il cane corre in giardino. E con la curiosità? Il cane corre in giardino. E con la paura? Il cane corre in giardino. E invece col disgusto? Il cane corre in giardino. E invece, se fossimo sorpresi? Il cane corre in giardino. Adesso invece non vi dirò più un'emozione, ma vi dirò una situazione. E cambiamo anche frase. La frase è: oggi ho molta fame. Se fossimo assonnati? Oggi ho molta fame. E se invece dobbiamo raccontare un segreto? Oggi ho molta fame. E se invece dobbiamo fare un discorso davanti a un pubblico grandissimo? Oggi ho molta fame. Cambia. Invece proviamo adesso, se dovessimo dire questa frase come se fosse una brutta notizia. Oggi ho molta fame. E se invece ci stessimo un po' annoiando? Oggi ho molta fame. Bravissimi, proprio così. Adesso proviamo a mettere due personaggi a confronto. Una breve intervista. Io reciterò due personaggi diversi. Vediamo cosa succede. Nome: Filippo. Età: 35 anni. Dove vivi? Vivo a New York, nella città più bella di tutta America. Lavoro? Faccio il medico. Ovviamente nel più importante ospedale di New York. Cibo preferito? Mi piace tantissimo una buona pasta al salmone freschissimo. Difficile da trovare in America, ma io so sempre dove cercare. Cosa fai nel tuo tempo libero? Nel tempo libero mi piace correre, andare a vedere spettacoli a teatro. Che musica ti piace? Mi piace tantissimo la musica classica, sono un fan dell'opera. Il tuo animale preferito? L'aquila, per la sua eleganza. Fai un saluto ai nostri amici. Ciao a tutti, mi raccomando, studiate. Nome: Gianfranco. Età: 82 anni. Sono un po' vecchio, vabbè. Dove vivi? Vivo a Milano. Sì, Milano, bella Milano. C'è la Madonnina, la statua, bella. Lavoro? Sono in pensione ormai da tanti anni, ma prima facevo il cassiere. Sì, sai, cassiere, quelli che fanno bip sulle casse, così, bip, quelli. Cibo preferito? Il mio cibo preferito sono le lasagne, quelle che fa mia moglie, buonissime, mozzarella, e poi ci mette dentro il ragù, poi c'è un sacco di cose. Sì. Cosa fai nel tuo tempo libero? Mi piace dormire, ho lavorato tanto, adesso mi riposo. Qualche volta vado al parco se non fa freddo. Che musica ti piace? Mi piace il rock and roll, quello con la batteria, oppure la chitarra, quello con musica forte, sì, il rock. Il tuo animale preferito? Mi piace tantissimo lo squalo. Sì, lo squalo, perché vorrei avere genti come lui, a me non manco uno me ne è rimasto. Fai un saluto ai nostri amici. Ciao a tutti ragazzi belli, vi mando un forte bacio. Avete visto questi due personaggi? Un po' strani, vero? Uno era un vecchietto, mentre l'altro era una persona un po' più giovane. Certo, uno era più simpatico e uno un po' meno. Però a teatro si possono interpretare tantissimi personaggi diversi. In più, a teatro solitamente si usano i costumi. Sì, perché a teatro, oltre che gli attori e il pubblico, ci sono tantissime altre figure. Per esempio, ci sono i costumisti, che quindi si occupano dei vestiti degli attori, per rendere più credibili i personaggi. Poi possiamo trovare i tecnici di palco, quelli che aiutano a spostare gli strumenti, che a teatro si chiamano scenografia. Poi troviamo anche altri tecnici, i tecnici audio-luce, sì, perché senza di loro lo spettacolo non ci sarebbe. Come potremmo fare uno spettacolo al buio? Sarebbe impossibile. Poi abbiamo gli addetti alla sala, quelli che aiutano a prendere i posti alle persone, poi abbiamo quelli alle casse all'inizio, quelli che danno i biglietti. Insomma, tantissime figure, però noi ci siamo concentrati sugli attori.
Per ora ci fermiamo qui con il nostro percorso nel mondo del teatro. Sì, perché in realtà è solo una piccola parte. Il teatro è tutto un mondo da scoprire. La prossima volta parleremo di musical. Ma non vi dico niente. Ci vediamo la prossima volta.